approfittando anche del punto che ha rimesso in parità la situazione quantomeno disciplinare. È ancora un Pardenti che è partito, attenzione, di chi è? È di Ferrara questa volta. Certo che ancora un richiamo ci sarà a questo punto. Ancora un richiamo, vabbè. Ho la sensazione qui un incontro particolare, non ho mai visto. Oh, ha sentito un colpo Ferrara. Ha sentito un colpo nettamente. Ora si è chiuso, ma non è più lucido Ferrara. No, no. Provatissimo il campione italiano. Si frappone Avola. E penso sia finita. Sì, sì. Penso sia finita, Non ritengo Ferrara in grado di poter continuare. Sì, lui dice di sì, ma io dico di no. Io direi di no. Ah, no. Direi di no, direi di no. No, così è, bravo Avola, bravo anche l'angolo, sì. Era abbastanza chiara la vicenda sportiva e agonistica questa sera di Paolo Ferrara, sovrastato a un certo punto dalla potenza atletica e dalla giovinezza anche di Fabio Tujak, e la legge del tempo, ci mancherebbe altro. Onore a Paolo Ferrara che per 5 riprese ha fatto veramente delle ottime cose. Poi la svolta del combattimento c'è stata in questa settima ripresa. A un certo punto Ferrara ha messo in difficoltà Tujak, relativa peraltro, facendogli perdere di nuovo i paradenti. Dopodiché la reazione di Tujak, Ferrara in uno scontro ha subito un colpo preciso e pesante, ha perso di nuovo i paradenti, e quella volta lì è stato proprio perché il colpo è stato pesante, molto pesante. Potremmo rivedere forse se il regista Zepper ci ripropone. Ecco qua, perde i paradenti Ferrara, ma possiamo andare indietro e rivedere l'episodio, perché quello è un colpo pesantissimo che Ferrara sente, vediamo. Eccolo qua, il sinistro che fa male a Ferrara. Questa poi è la fase semiconclusiva, qui interviene anche l'arbitro, e qua e sono i colpi che hanno fatto seguito al sinistro con il quale poi Ferrara aveva perso i paradenti, e lì è finito il combattimento di Paolo Ferrara. Ha evidentemente sentito il colpo in maniera superiore al previsto, superiore a prevedibile quantomeno, perché il colpo non sembrava così pesante, pur considerando che Fabio Tujak ha un colpo che fa male. Bravo allora Fabio Tujak, nonostante un bagaglio tecnico relativo direi, è riuscito comunque. Eccolo qua il destro, qua siamo nella fase conclusiva dopo che Paolo Ferrara ha rimesso i paradenti, era in netta crisi. Qua si gira per un momento, subisce un destro, poi arriverà il break dell'arbitro per il conteggio, lo vediamo ancora, l'arbitro è anche troppo lontano qua, avrebbe potuto imporre il conteggio prima, anche se i colpi di Tujak arrivano relativamente a segno, ma sono quelli precedenti che hanno fatto. Eccolo qua un destro che arriva a segno, e finalmente siamo al vedetto ufficiale, provato psicologicamente soprattutto Paolo Ferrara. In festa Fabio Tujak, che al suo 12° combattimento da professionista conquista il titolo italiano dei massimi leggeri strappandolo a Paolo Ferrara. Onore a Paolo Ferrara, bravissimo Fabio Tujak. Un incontro non facile, non bello, atteggiamenti non tutti condivisibili, ma l'importante è poi arrivare a dama, come si suol dire. E Fabio Tujak è il nuovo campione italiano dei massimi leggeri. Con queste immagini, amici sportivi del Pugile Triestino, giustamente ai sette cieli, giustamente felice, possiamo chiudere il collegamento dal Palasport Chiabola di Trieste. Ringrazio il regista Nereo Zepper per le immagini e voi tutti per averci seguito fino a quest'ora. Da Mario Mattioli è tutto.